In occasione della Giornata Internazionale della Disabilità si è tenuto il 9 dicembre a Palazzo Lascaris un consiglio aperto ad associazioni e cittadini che hanno chiesto a Giunta e Consiglio un maggior rispetto dei diritti dei disabili. Nella stessa giornata l'Assemblea ha approvato l'istituzione del Comitato per i Diritti Umani e dopo un ampio dibattito la legge che riduce i vitalizi degli ex consiglieri regionali. Previsto anche un taglio del 40% in caso di cumulo con il vitalizio del Parlamento nazionale o europeo. Anche quest'anno Palazzo Lascaris ha ospitato Ragazzi in Aula, una speciale seduta dell'Assemblea in cui gli studenti hanno svolto il ruolo di legislatori. Tra le proposte di legge approvate su primo soccorso, festa regionale dello sport e progetto di ristorante didattico. Con l'elezione a presidente di Cinzia Pecchio, si è insediata a Palazzo Lascaris la consulta femminile regionale del Piemonte, che contribuisce all'elaborazione di proposte con particolare riferimento alle tematiche di genere, quali la violenza sulle donne, ma anche famiglia, cultura, lavoro. Promossa dal Garante regionale dei detenuti, si è tenuta a Torino a Palazzo Lascaris la presentazione del rapporto 2014 sulla pena di morte nel mondo di Nessuno Tocchi Caino. Cina, Iran e Iraq sono i paesi che nel 2013 hanno compiuto più esecuzioni. Presentato a Palazzo Lascaris il volume Utrecht 1713, i trattati che aprirono le porte d'Italia e Savoia, a cura di Gustavo Mola di Nomaglio e Giancarlo Melano. L'opera raccoglie le relazioni del convegno che si è tenuto l'anno scorso al Museo della Cittadella. Si è tenuto presso il Circolo dei Lettori di Torino Montagne del Mepiemont, evento organizzato dall'Associazione Lingua Doc con il Consiglio regionale e la Presidenza della Giunta, per ricordare a un anno dalla sua scomparsa Gipo Farassino, artista ma anche assessore e consigliere regionale.